Luisa, ma tu sei contenta che possiamo rimanere ancora vicini? Sì, Alberto, però io ti devo dire una cosa molto importante. È una cosa grave. Da cui sai quella faccia? Quello che tu credi mio padre non è mio padre. Don Ferdinando non è tuo padre. Sì, ma Don Ferdinando non è Don Ferdinando. Evidentemente nella caduta l'ho picchiato per la testa. Luisa, io non ti capisco. Il mio vero padre è il commendatore. Tuo padre è il commendatore? Sì, ma il commendatore non è il commendatore. Chiamatemi un'altra volta il professor Monterebbe. Papà fa l'ospite di professione. L'ospite? Eppure clandestino. Si finge commendatore e così ha fondato un comitato di beneficenza per fare beneficenza a se stesso. Come se fosse una commedia. Bravo, quando quella mattina arrivasti tu, lui era qui come membro fondatore. Non ci posso credere. La tua presenza in questa casa l'ha costretto a rimanere per sempre commendatore. È geniale, e mo capisco perché sta sempre qua. Ma allora non ti sei arrabbiato? Arrabbiato? Luisa, tuo padre era simpatico prima, ma adesso è ancora più simpatico. Insomma, si può sapere che cosa è successo? Buongiorno, signor barone. Che cos'è questa faccenda della gamba? Luisa ti ha salutato. Buongiorno. Ma lo sai che dovevamo partire per la villa oggi noi? Non posso, mi sono infortunato. Tu fai quello che decido io, tu non rimani più neanche un giorno in questa casa, è pericoloso. Ma il professor Montelepre ha detto che è più pericoloso se io mi muovo. Il professor Montelepre è un somaro. È quello che ha chiamato il commendatore. E i somari passano a due. Scusate, signor barone, ma il signorino non si può muovere. Nessuno ha chiesto il vostro parere. I somari passano a tre, a raglia che la manera. Tu fai quello che decido io sono il tuo tutore, ma lo vuoi capire che è ucciso un uomo? Ma è stata una disgrazia. Oh, ma insomma, ma di che vi impicciate? È chiaro che volete trattenere ancora Alberto in questa casa per i vostri interessi, non siete altro che degli avvoltori. E voi tu papà, ma come vi permettete di offendere? Io non sono un avvoltoio! Voi siete una papera! Ma come vi permettete di usare termini così urbani verso un intemerato come il barone? Guardate! Guaglia! Grazie, commendatore, grazie del vostro intervento. E invece...